E continuiamo questo nostro percorso nel cammino della beatitudine cristiana, o meglio delle beatitudini cristiane, nel cammino e nella strada che ci fa vivere da testimoni di un Dio, da testimoni di un Cristo che è risorto. Perché noi siamo i suoi testimoni, noi siamo i prolungatori, se così posso dire, o meglio, il prolungamento della risurrezione di Gesù. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. Chi sono coloro che hanno fame e sete di giustizia? Sono quelli, ecco, potremmo dire, che desiderano la giustizia, proprio come quando abbiamo sete e quando abbiamo fame. Desiderare la giustizia come un fatto vitale. Senza bere, senza nutrirsi si muore. Oggi potremmo dire, nutrendosi in maniera sbagliata ed eccessiva si muore. Bevendo in maniera eccessiva e sbagliata si muore. Ma avere sete e fame di giustizia vuol dire che l'uomo, in quanto uomo, ha dentro di sé questa fame e questa sete di giustizia. E avere fame e sete di giustizia oggi vuol dire andare al di là degli status quo, del conformismo, cioè andare al di là di quello che gli altri, o meglio la società opulenta, consumista, individualista ci propone. Colui che ha fame e sete di giustizia non mira solo alla giustizia per la sua vita. Non mira solo alla difesa e al raggiungimento dei suoi diritti, non mira solo a costruire la propria felicità. Colui che ha fame e sete di giustizia non è colui che è raggiunta la propria felicità oppure che raggiunti i propri diritti, ottenuta la realizzazione dei propri diritti, si accomoda e pensa a salvaguardare i suoi diritti. No! Colui che ha fame e sete di giustizia è colui che va oltre la propria felicità, oltre i propri successi, oltre i risultati raggiunti per se stesso, perché mira sempre che ogni persona, ogni uomo, ogni cittadino possa essere rispettato e possa ottenere giustizia lì dove vive, ma anche oltre il suo vivere. Un politico, uno statista, un uomo di chiesa, un cristiano, devono avere questa caratteristica, avere fame e sete di giustizia per i diritti e per la giustizia degli altri, soprattutto degli ultimi e dei poveri. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!